Amici sportivi appassionati di A1 Volley, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento. In questa serata parleremo di quella che è stata una trasferta vittoriosa per la Caffè Aiello Corigliano contro la Universal Catania. Era una gara da vincere, così è stato, e raccogliamo con soddisfazione questa ripresa in classifica per la squadra rossonera, perché effettivamente c'era bisogno di dare il massimo e conquistare 3 punti importanti per ritornare in una classifica più esaltante, visto che è un momento nel quale sono tornati anche i tifosi e bisogna stringersi tutto intorno a questa squadra, perché ancora il campionato è molto lungo. Ne parleremo con il tecnico della Caffè Aiello Corigliano, Michele De Giorgi. Buonasera. Buonasera e con l'opposto della squadra rossonera, Denis Alicai. Buonasera. Allora, partiamo subito da quella che è stata la trasferta di Catania. Una gara certamente non semplice, che però la Caffè Aiello Corigliano in un'ora e poco più ha comandato con autorità, perché i parziali sono stati eloquenti: 13-25, 20-25, 20-25. Una squadra, la vostra, che è riuscita sin da subito a mettere questo match sui binari giusti. Sì, insomma, ci tenevamo molto a fare punti in questa partita, perché era importantissimo riprendere dopo 3 partite senza punti, anche se con squadre molto forti, e insomma siamo molto contenti del risultato di Catania. Ovviamente è stato anche un ottimo messaggio da dare ai tifosi che sono tornati, perché nell'ultima partita casalinga, anche se si giocava contro Latina e ci sono stati degli infortuni, la squadra comunque ha cercato di reagire. Poi avere il pubblico, e lei conosce il calore del pubblico di Corigliano, è certamente un'arma in più per questo finale di stagione. Ma riavere i tifosi, per me che sono stato giocatore qui un po' di anni fa, è veramente bello, perché in effetti le prime partite era un po', no, desolante non vedere il tifo conosciuto in tutta Italia di Corigliano. Adesso insomma iniziamo un'altra partita per la fine del girone di andata, e poi speriamo che ci diano il giusto contributo per il girone di ritorno, il sostegno soprattutto morale. Allora, coinvolgiamo anche Denis Alicai. È un momento questo nel quale bisogna ora accelerare, perché la Caffè Aiello Corigliano è stata nei primi turni anche nei piani altissimi della classifica. Poi questa flessione, c'è qualche squadra che effettivamente ha qualcosa in più della nostra, però secondo me siamo degli ottimi elementi, possiamo fare bene contro chiunque. Ora è un momento di ritornare ad esaltarci giocando. Sì, secondo me noi come squadra possiamo giocarcela con tutti. E peccato per queste ultime 3 partite contro squadre forti, che non abbiamo fatto secondo me il meglio, e adesso penso che questa vittoria ci dà una marcia in più per andare a giocare contro le altre squadre e fare sempre meglio. Noi abbiamo visto, perché ci sono capitate un po' per questo calendario, abbiamo incontrato le prime 3-4 di questo campionato, c'eravamo anche noi nei piani alti della classifica, ora speriamo di ritornarci. Qual è stata la squadra che l'ha impressionata di più e dove invece crede che ci sia stato anche un po' di rammarico forse? Sicuramente le squadre più forti sono quelle 3 che abbiamo incrociato noi, di cui Aversa, Castellana e Latina. E un po' di rammarico penso nell'ultima, con la penultima con Latina, no, perché comunque hanno dimostrato di essere superiori a noi. Poi abbiamo avuto l'infortunio pure di Dennis nel terzo set. Penso che un po' di rammarico ci può essere in un set Aversa e nell'ultimo con Castellana, soprattutto dove abbiamo dimostrato di poter, insomma, in quel momento ci eravamo sbloccati e potevamo almeno comunque vincere un set o cercare di fare punti. Per adesso loro comunque hanno dimostrato sul campo di essere superiori a noi, ma noi abbiamo tutto il girone di ritorno per dimostrare, insomma, di essere anche noi per lottare per i primi posti. È un campionato comunque nel quale ci sono forse 2 tronconi di squadre, perché ce ne sono 3 o 4 che sono un po' alla portata di tutte le altre, mentre poi ci sono queste 3-4 squadre molto forti, Corigliano che non è ancora ben inquadrata come graduatoria, però secondo me può arrivare anche al secondo, terzo posto, approfittando magari di questa tensione delle altre. Con tutto un girone di ritorno da disputare, quanta motivazione c'è?
Le motivazioni sono altissime perché poi siamo tutti ragazzi, sia nello staff che nella squadra, che hanno voglia insomma di dimostrare di poter giocare a un certo livello e di starci in questo campionato. Poi si sa, Corigliano insomma è una piazza storica che ha voglia di sempre di restare a un certo livello. Io penso che quello che dicevi tu, i due tronconi, è giusto, soltanto che secondo me per il primo posto, primo secondo posto, si stanno già ben definendo le cose. E poi troviamo da noi, diciamo, Leverano, Gioia del Colle, Lago Negro, tutte queste squadre che lotteranno dal secondo in poi, secondo, terzo posto, fino ai playoff. 19 punti in classifica, una risalita che speriamo possa continuare anche domenica prossima, quando arriverà la Virtus Potenza. Finora ci sono state tante partite, pomeriggi allegri, altri meno allegri. No. Denis, qual è la gara che ricordi con più rammarico e invece quella che ti ha soddisfatto di più? Quella che mi ha soddisfatto di più, secondo me, è stata quella in casa contro Lago Negro, che secondo me abbiamo fatto una partita, una bella partita, e abbiamo conquistato la vittoria 3-2. E invece quella che provo più rammarico è quella di Castellana, che sapendo che avevano giocatori forti, noi comunque siamo stati lì, e ci è mancato sempre quel pizzico alla fine per portarci via il set. Secondo me questa è quella che mi ha dato più rammarico. Con De Giorgi invece affrontiamo un altro tipo di discussione. Ti abbiamo visto qui come giocatore, ora come tecnico di questa squadra che all'inizio forse non era neanche così completa, neanche così forte, perché poi sono arrivati Gradi e Garnica, che sono due giocatori di esperienza. Comunque tutto sommato è un gruppo che segue, è un gruppo che sta risuscitando interesse, quindi anche con questi giovani e con questi atleti non tanto giovani ma del posto si sta facendo bene. Rispetto a quello che è il campionato di B1 siamo una degna protagonista, nonostante quest'estate sono successe tante cose. Sì, tenendo insomma conto tutto quello che è successo, venendo da una finale per la promozione e poi soprattutto il gruppo che siamo riusciti a mettere insieme, penso che insomma stiamo facendo il campionato giusto per noi e che però ci può dare delle soddisfazioni, però dipende molto da noi. Ecco, noi abbiamo la possibilità di giocarcela veramente con tutti e da subito, domenica contro Potenza abbiamo una partita che sulla carta sembrerà facile, però dobbiamo stare attenti perché tutte le squadre insomma vengono per Corigliano, fanno sempre delle belle partite a Corigliano, non si sa come mai. E come dicevi tu, penso che il campionato di B1 che stiamo affrontando fino adesso, insomma, stiamo dimostrando di essere degni protagonisti. Possiamo fare ancora meglio, però. Abbiamo qualcuno che ci corteggia i giocatori, infatti mancherà Daniele Lavia per qualche giorno in palestra, non perché deve andare a scuola, ma perché è stato convocato dal nostro amico Michele Toti nella Juniores Nazionale. Allora, è anche una soddisfazione questa, perché Daniele vestirà per l'ennesima volta la maglia azzurra e poi lui, da smaliziato ormai com'è, riesce a fare bene in qualsiasi competizione. Però diciamoci la verità, abbiamo questo campioncino che non è più secondo me tanto neanche una promessa, perché molte volte, nonostante la sua giovane età, nei momenti importanti riesce a essere decisivo. È una bella crescita la sua. Ma noi siamo contentissimi, soprattutto insomma, noi allenatori. E io non lo conoscevo, l'avevo visto una volta soltanto, sono contento insomma per Daniele che affronterà questa avventura. Ecco, lui è nella crescita, insomma, in quell'età un po' particolare, e dipenderà molto da lui, da come riuscirà ad affrontare questo periodo di crescita. Per noi è un giocatore fondamentale, lo sta dimostrando, e spero insomma che cresca sempre di più e ci dia la possibilità di arrivare più in alto possibile. Invece con Alicai voglio fare un passo indietro. L'anno scorso ci ha dato una brutta ci hai dato il ben servito con Potenza Picena, ma obiettivamente credo che di quei giorni ti sia rimasto qualcosa di Corigliano. Forse dopo, quando è arrivata la chiamata estiva, dici: vengo perché so dove vado. Sì, sensi di colpa, sensi di colpa. No, perché a Corigliano è ben saputo che la pallavolo è molto, è in prima. È una cosa abbastanza dove ci tengo, è molto seguita la pallavolo a Corigliano. E no, l'anno scorso poi ho visto che il pubblico era molto caloroso, quindi mi è rimasto impresso questo. Noi naturalmente non possiamo che fare
un appello ai tanti sportivi, ora perché ai mille del Brilli è quasi superfluo perché sono tornati ufficialmente e questo ci fa piacere, ma dobbiamo fare anche un appello a tutti gli sportivi perché domenica alle ore 18 c'è un'altra gara importante, sono arrivati 3 punti contro la Universal Catania, ora arriverà la Virtus Potenza, che non è nei piani alti della classifica, ma tutte le gare vanno giocate e vanno vinte, perché è il fanalino di coda di questo campionato, però prima bisogna mettere le gare nel verso giusto e poi, non dico rilassarsi un po', magari dare spazio anche allo spettacolo, però obiettivamente bisogna conquistare 3 punti importanti. No, per noi queste 3 partite, anzi 4, per poi iniziare di nuovo il Tour de Force con le squadre forti, Potenza, Catania e Leverano, insomma, sono fondamentali. Dobbiamo fare punti con tutte per cercare di stare più in alto possibile, perché ormai la classifica è così stretta che basta una vittoria e una sconfitta per passare sopra o sotto parecchie posizioni. E Potenza sicuramente gioca con molti giovani e non è una squadra fondo classifica, però come abbiamo detto prima, Potenza è una squadra di ragazzi che in una partita dove può succedere di tutto, è meglio, insomma, noi soprattutto venendo da 3 sconfitte, adesso è una vittoria e dobbiamo fare a tutti i costi più punti possibili, speriamo di vincere. Naturalmente facciamo un appello ai tifosi, un appello ai giocatori, non sottovalutate l'avversario, sì, ma per questo c'è lo staff. E poi naturalmente noi racconteremo tutto quanto accadrà e anche nelle prossime settimane seguiremo sempre la squadra. Proprio in conclusione volevo anche coinvolgere a questo punto i nostri 2 ospiti che gentilmente, nonostante la neve, questa volta ci hanno raggiunto degli studi, la neve. Era doveroso perché qui non è una cosa, se uno gioca a Trento, a Bolzano, ci va bene, che è normale. Infatti noi volevamo mettere le catene, siamo la neve. Allora, proprio in conclusione, questa squadra adesso è anche cambiata con qualche giocatore in più, ma come ti trovi nel gruppo? Abbiamo parlato di dati, di statistiche, sì, di classifica, ma hai trovato anche un gruppo di amici? Sì, fin da subito, perché ci sono anche tanti giovani guidati da 2 veterani, possiamo dire, no? Però il gruppo è bello affiatato, in allenamento diamo sempre il meglio. E anche noi giovani possiamo crescere tanto perché lavoriamo tutti i giorni con costanza, quindi il gruppo poi fuori è un'altra cosa e dentro è un'altra. L'area di Catania, in conclusione, fa bene a Capitan Tomasello perché insomma si è espresso davvero ad alti livelli, ha vissuto l'area da derby. Lui ha fatto 2 partite ottime con tutte e 2 il Catania, perciò sia con Mister Bianco, insomma, che con l'ultima. E in effetti Tommy sta facendo un bel campionato, tenendo conto pure, insomma, no, non più giovanissimo, sì, però insomma sta dando il suo contributo. Io penso che sarà importantissimo il contributo, no, di quelli un po' più esperti, soprattutto nella gestione del gruppo, in queste cose, insomma. Anche perché un gruppo, diciamo, formato anche da molti esordienti per la categoria ha bisogno di gente, sì, che in campo ogni tanto anche con uno sguardo dà il messaggio giusto. Okay. Allora, noi naturalmente ringraziamo Denis Alicai per la partecipazione, ringraziamo il tecnico Michele De Giorgi. Salve. E vi diamo appuntamento per domenica alle ore 18, un appuntamento assolutamente da non perdere, cari amici, cerchiamo di rendere di nuovo veramente festoso il Pala Corigliano, cerchiamo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile perché questa squadra ha bisogno del sostegno del pubblico, è una squadra giovane ma molto battagliera, lo sta dimostrando. Grazie a tutti da Matteo Monte, arrivederci alla prossima.